Ciao 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 a tutti. Eccoci qua con un nuovo pacchettino arrivato fresco fresco da AliExpress con tante belle cosine cartopazze. Ma guardiamo subito, abbiamo washi tape e memo stick anzi. E vi mostro subito questi ultimi perché sono davvero molto molto carini e molto molto particolari. Perché riproducono, eccoli qua, riproducono dei quadri di Van Gogh e sono questi due. Ecco qua, sono davvero molto particolari, molto belli. Io chiaramente, perché è impossibile pensare di scrivere sopra qui degli appunti, li userò ancora come decorazione di agende o quant'altro perché sono davvero molto molto belli. Un peccato usarli, anche perché scrivere nero blu su blu, questo vedete è un particolare del famoso quadro La notte di Van Gogh. Questo non ricordo il titolo, qui non c'è scritto da nessuna parte. Sticky note qua. E sono davvero molto belli e molto particolari. Quindi questi due, poi questi altri, anche questi molto carini. Questo memo stick che riproduce un notes con la sua pinza qua sopra. Questo così, questo sapore un po' antico, un po' retro che a me piace molto. Anche questi li userò come decorazione dell'agenda e non come memo stick, sono troppo troppo carini. Questo fatto così e questo invece sono due tipi sempre di memo stick fatti a timbro postale, questo rotondo e questo quadrato col simbolo della posta aerea. Anche questi molto particolari, molto carini. Da questo venditore ho visto delle cose davvero, davvero molto belle e molto interessanti, molto carine. Poi questi altri sono sempre degli sticker singoli e questi rappresentano, ecco, i disegni che rappresentano sono questi. Non so se mi sta mettendo a fuoco oppure no. E sono cibi praticamente. C'è un po' di tutto, cibi, ma anche animaletti che rappresentano un po' l'autunno. Non so se qui si vede, vabbè, a parte i funghi, ma poi c'è il riccio e lo scoiattolo, il coniglietto. Ma apriamo, che forse è meglio. Vediamo un po'. Ah, c'è un'altra bustina più piccola, ecco comunque non so se vedete qui dentro, vedete ci sono i funghi e gli animaletti. Non sto a toglierli altrimenti mi cadono ovunque. Graziosissime, anche questi. Meno male sono arrivati mentre siamo ancora in autunno perché temevo che arrivassero quando ormai l'autunno sarebbe rimasto alle spalle, invece no, faccio ancora in tempo ad usarli. Carini, carini anche questi. E veniamo invece ai washi. Questo li apro addirittura perché almeno ho pensato questa volta per farveli vedere meglio di attaccarne un pezzettino su un foglio di carta, su un quaderno, così riuscite a vederli meglio. Ecco qua. Questo senza scarnificarmi le unghie come faccio io di solito. Comunque ho anche le forbici a portata di mano casomai non riuscissi ad aprire come in questo caso. Sigillati, sono sigillati bene, niente da dire. Allora, questo è il primo che voglio farvi vedere. Anche questo sinceramente non l'avevo mai visti da altri venditori e rappresenta niente meno che, ecco qua, foglio di carta per vederlo. Adesso vediamo se riesco ad aprire.
Devo solo trovare il capo del nastro perché come sempre faccio fatica a trovarlo. Dovrebbe essere qua. No, non è qua. Dove sei? Comunque niente, è molto carino. Eccolo qua finalmente. Perché rappresenta la nostra amatissima pizza. I love pizza. Eccola qui. Pizza in tutte le salse. È il colmo comprare i washi tape che rappresentano la pizza dai cinesi. Però, ecco qua, la pizza. Poi abbiamo questo invece, questo che si abbina bene come decorazione a questi sticker, a questi memo stick, perché, ecco qua, vedete? Rappresenta proprio è il bordo questo delle buste che si usano per la via aerea. Infatti c'è l'aereo, ci sono i timbri. Ecco qua. Vedete? Molto molto carino anche questo. Poi invece questo, vediamo un po', non mi ricordo. Ah, questi sono gattini. Ma hanno dei disegni e delle colorazioni che sono fantastiche. Io resto sempre incantata e poi mi chiedo perché me ne manca sempre uno di washi per essere felice. Guardate che meraviglia, che delicatezza di colori, che disegni meravigliosi. Sono bellissimi, bellissimi. Questo, anche questo è di tipo, diciamo, da viaggio. Comunque anche questo sapore retro, ecco qua, sembrano, è più tipo lettera questo wash, mamma quanto è bello, a me che piace lo stile appunto retro, shabby chic, è meraviglioso anche questo, stupendo davvero, bellissimo. Poi vediamo un po' questo, apriamo, questi dovrebbero essere, vediamo, questo, anche questo è washi con tutto quello che può servire per la scrittura. Quindi abbiamo carta da lettere, timbri, agende. Guardate che meraviglioso, no, ma sono meravigliosi. Io non ho parole. Non ho parole, sono davvero, davvero bellissimi. Davvero bellissimi. Guardate che roba. E questi sono belli perché si possono anche i soggetti ritagliare singolarmente per attaccare sull'agenda o su dove vogliamo noi, Midori e via dicendo. Ma sono di una bellezza. Poi questo invece è di sapore natalizio e questi sono quelli molto alti. Cosa sono? Mi sembra 2 centimetri di altezza. La lunghezza, la quantità sono sempre 10 metri invece, quindi una bella quantità. Adesso non ricordo il prezzo di questi washi, forse un pochino più di 1 euro. Questi alti, perché chiaramente il prodotto è di più, per cui è anche plausibile che costino un pochettino di più. Questa invece è la decorazione classica del Natale, quindi agrifoglio, pigne, candele. Vediamo se riesco ad aprire. No, non romperti per favore, non ti rompere, no, non romperti. Ecco qua. Allora. No, ma anche questo è qualcosa di meraviglioso, mamma mia. Perdonate il mio entusiasmo, ma veramente è troppo bello. Guardate che precisione, che bellezza, che delicatezza di disegni. No, è fantastico anche questo, davvero. Bello, bello, bello. E l'ultimo
è questo, invece questo andiamo sempre di sapore un po' vintage, un po' retro, un po' shabby chic, come lo vogliamo chiamare. Non so se qualcuno di voi mi segue anche in Instagram, avrà visto che spesso io pubblico foto che prendo rigorosamente nel web, non sono opera mia naturalmente, e che riproducono oggetti o ambientazioni in stile shabby chic, perché a me piace davvero tanto, perché è molto romantico prima di tutto, ma lo trovo anche particolarmente elegante come stile. Certo, chi ama lo stile moderno non lo apprezzerà mai, però a me invece, che sono forse la reincarnazione di una damina dell'Ottocento, io lo amo tantissimo come stile. Ecco qua. E non è perché sono anziana, perché anche mia figlia, che è giovane, ama questo stile, per cui è proprio questione semplicemente di gusti. Qui andiamo sulle tazze da tè e le tazze da caffè. La misura è sempre quella, nastro molto alto, lunghezza sempre 10 metri, ed è così. Ecco qua. Mettiamo un pezzettino, qui c'è la scritta Coffee che io adesso però vado a tagliare. Mi sa che d'ora in avanti terrò sempre il campione dei washi su un quaderno, perché sono anche così belli da vedere e per sapere la raccolta in cosa consiste. Ecco qua, questo è l'ultimo nastro che ho preso con tutto quello che riguarda tè e caffè. Ed è stupendo anche questo, niente da dire, bellissimo. E con questo ho terminato l'acquisto di oggi. Ecco qua tutti i washi, gli sticker, questi sticker singoli e i memo stick. Eccoli qua. Grazie per avermi guardato anche oggi. Un abbraccio, un sorriso a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!